Santi Francesi sono i vincitori di X Factor 2022. Il duo, composto da Alessandro De Santis e Mario Francese e guidato da Arcomi, ha alzato il trofeo nel corso della finale trasmessa giovedì 8 dicembre. Beatrice Quinta si è classificata seconda. Alessandro De Santis, visibilmente emozionato, ha commentato la vittoria. "Non si capisce niente, io sono semplicemente grato a questo programma, a tutte le persone che ci hanno ascoltato. Siamo riusciti a venire qua dentro e a parlare di noi senza essere cambiati o condizionati in nessun modo." I Santi Francesi sono Alessandro De Santis e Mario Francese. Inizialmente i due artisti suonavano insieme a Davide Bono e si chiamavano The Jab. Con quella formazione avevano partecipato al talent Amici di Maria De Filippi. Quando Bono ha lasciato la band, hanno cambiato il nome in Santi Francesi, facendo una sorta di connubio tra il cognome di Alessandro e quello di Mario. Nel 2019 hanno pubblicato l'album Tutti Manifesti, nel 2022 arriva il singolo Giovani Favolosi, presente anche nella colonna sonora della terza stagione di Summertime. Santi Francesi si sono presentati a X Factor con l'inedito Non è così male e sono riusciti ad attrarre subito l'interesse dei giudici. Ai Bootcamp hanno puntato sulla cover del brano Un ragazzo di strada, canzone degli anni 60, portata al successo dai Corvi. Così Arcomi ha deciso di dare loro un'opportunità. E dopo aver ascoltato la cover della canzone di Venditti, Che fantastica storia è la vita, li ha portati ai live. L'8 dicembre si sono aggiudicati la vittoria di X Factor 2022.